Posso confrontare una casa in paglia con la tradizionale? No, c'è anche i costi, posso confrontarli? No, perché è come parlare di un prodotto così con un prodotto così, cioè proprio non c'è confronto, perché la casa in paglia è una casa che non ha impianti, mentre una casa tradizionale è piena di impianti, ok? C'è una casa molto efficiente e diciamo molto futuristica, benché sia fatta con materiale molto semplice. Quale assunto? È una casa efficiente, una casa resistente al sisma dovuta al suo basso peso, perciò va molto bene come faccio sopraelevazioni, è resistente al fuoco, perché non sembra, non è un fuoco di paglia, ma è una casa molto resistente appunto per come viene progettata la costruzione, è una casa sostenibile appunto perché si usa materiali a basso impatto ambientale, è salubre perché è una casa fatta con materiali naturali, ed è sta molto bene anche dal punto di vista acustico, perciò la materia potrebbe essere usata tranquillamente anche negli uffici oppure nei locali aperti al pubblico, ma nelle scuole anche, insomma vari esempi, anche in Italia ce n'è uno, ma all'estero di più, poi li vediamo, di impiego della paglia usate nelle università. Ecco qui. Questa è una foto fresca che ho preso da un mio collega di un condominio qui allo stadio che sta facendo. Caso condominio in cemento armato, mentre questo qui è una costruzione in paglia sempre di un edificio a 5 piani, però qui siamo in Germania, e dove si vede appunto la pulizia del sistema costruttivo, cioè anche solamente come immagine, questo è un sistema un po' grigio, questo è un sistema invece giallo, cioè non so, proprio un altro colore. E infatti il condominio, quello là, il tradizionale è lento da costruire, materiale non rinnovabile, rumoroso, struttura rigida, mentre qua è veloce da costruire, materiale rinnovabile, è silenzioso, perché l'unico rumore che si sente nei rumori, l'unico rumore che si sente nei cantieri delle case in paglia o in legno sono solamente gli abitatori o le seghe e basta. E poi una struttura elastica in caso di sisma. Cioè questo mi sembrava un bel confronto, perché ormai questo qui proprio è il passato. Cioè noi che abbiamo l'occhio di fare edifici in legno, abbiamo pensato una cosa del genere, dico ma perché ancora si costruisce così? Ecco qui, qui è un piccolo calcolo che hanno fatto in Germania, qui c'è la fonte, poi casomai se mi chiedete vi mando la slide, dove si vede che per costruire un'abitazione di 200 metri quadri in asbetto, questa, serve la stessa energia che si impiega per costruire 35 case in paglia. Questo è dovuto appunto al basso impatto ambientale della paglia per essere costruita. Qui si vede addirittura che per costruire questa casa emetto 21.600 kg di CO2, mentre per fare una casa in paglia detraggo 10.000 kg di CO2. Ok, perciò è un aspetto molto importante dal punto di vista del cambiamento climatico, perciò dell'impatto ambientale. Sono tutte quante cose calcolate, non sono cose che ci si inventano.